in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. Chiamate la sindrome da Juanito. È il mercato di riparazione il protagonista di speranze e disillusioni di decine di squadre professionistiche e milioni di tifosi. E se per il ritorno di Balotelli si invoca addirittura la finalità elettorale, mentre si sono perse le tracce del fratello che sembra aver seguito il buon Mario solo sulle orme dei pessimi rapporti con le forze dell'ordine, per il check-in dei nostri lidi le interpretazioni sono molto più terrene ed elementari. Poca grana ed è un problema di tutte le società di Lega Pro e attitudine agli scambi. Il Gubbio si è ritrovato con diversi cerini in mano, soprattutto in uscita, con Gian Marioli che ora dovrà puntare all'extra time con alcuni campionati esteri. Ma dicevamo della sindrome da Juanito, sì, perché ormai da alcuni anni a gennaio si sogna il colpo da 90, l'arrivo di un giocatore capace di fare la differenza, come è stato il bomber argentino, ora il maglia veronese. Lui arrivò in punta di piedi nel gennaio di 3 anni fa, poco pubblicizzato, ma ci mise una sola gara e mezzo ad andare in rete nel 4-2 esterno a Colle Valdelsa, oltre a dare un contributo decisivo per poi approdare ai playoff, memorabile il gol vittoria con la Giacomenze, e poi lasciare il segno anche su questi con le due reti infilate al San Biagio, a Fano e San Marino, per non parlare poi di quello che Gomez è stato capace di fare l'anno dopo, 18 gol nell'inedito ruolo di punta centrale, l'ultimo attaccante ad andare in doppia cifra con la maglia rossoblu, prima di lui solo Marotta con le 22 reti in C2 e prima ancora Corallo, ex paganese, in doppia cifra per 2 stagioni. Strano incrocio di attaccanti questo, sia vero che Corallo ha idealmente lasciato il testimone proprio a Gomez, infortunandosi nella stagione 2009-2010, la stessa nella quale Marotta, prossimo avversario in maglia Benevento, fece faville. Il mercato di gennaio ha regalato poi meteore o altri successi, si pensi a De Angelis che cambiò letteralmente la stagione 2004-2005 con il Gubbio che finì per sfiorare i playoff in C2, o l'anno prima con l'arrivo di Ferrari che, pur non facendo sfracelli, contribuì a portare il Gubbio, poi affidato a Galderisi, agli spareggi per il salto di categoria. Nella colonna dei flop però non si possono dimenticare nomi come Mazzuzzi all'epoca di Claudio Crespini, Spagnoli nel 2004, l'effimero Agostinelli nell'anno di Beoni che non fece in tempo neanche di goderselo, pochi gol appena arrivato e poi l'anonimato del primo e l'esonero del secondo. E infine Mastro Nunzio, l'emblema dell'illusione, del nome celebrato che ha finito per deludere, dell'attaccante di grido rivelatosi una clamorosa topica. In un'ipotetica graduatoria rosso-blu il suo nome sta di diritto al fianco di un altro, approdato in rosso-blu 21 anni fa, niente meno scudettato con la Roma di Nils Lidl, Odoacre, Chierico, ma quelli, speriamo, restino altri tempi.